Oggi ci troviamo sul magnifico lungomare di Castellammare per scoprire di più su una delle specialità più importanti della città. Siamo in compagnia di Antonietta. Ok. Noi vorremmo sapere di più su appunto questi tipici ristorantini di Castellammare. Innanzitutto, quando è nato il suo locale? Allora, lo chalet è nato circa da 60 anni, quindi molto antico. Il nostro 25-26 anni. Ok, quindi 25 anni fa più o meno. E come si sono evoluti gli chalet nel tempo? Cioè, come sono arrivati al modo in cui noi oggi li vediamo? Allora, all'inizio vendevano solo acqua della Madonna, che veniva portata con le brocche dalla fonte, con i biscotti, i classici tipici biscotti di Castellammare. Sì. Ok. E poi dopo, man mano, l'entrata di cozze, la caponata e tanti altri piatti. Ok. Invece perché un turista dovrebbe scegliere di venire qui piuttosto che andare a mangiare in altri ristoranti o in altri locali della città? Diciamo che adesso molti turisti vengono perché si sta bene, perché l'aria è fresca, perché si respira l'aria di mare, comunque e poi è un luogo dove si sta bene. Ok. Invece, qual è il piatto forte e quello che non può proprio mancare sulle tavole dei vostri clienti attualmente? Allora, attualmente non lo so perché piace un po' tutto, però la pasta e fagioli con le cozze, diciamo che ha avuto un boom. Ok, quindi quella più rinomata, diciamo. È stato un piacere intervistarla, quindi grazie mille per la disponibilità. Grazie a te. Quindi da Castellammare è tutto, mi raccomando, pesce a lei. Castellammare durante le sere estive si anima e gli chalet diventano la meta preferita di famiglie, turisti e ragazzi.